Buonasera ragazze, sono andata a fare la spesa questa volta a Panorama. Ho preso più o meno le cose che mi potrebbero servire, che ho finito in casa. Adesso vi faccio uno svuoto della spesa molto veloce e vi dico che cosa ho preso. Allora ragazze, io vi dico in primis che non so quando vedrete questo svuoto della spesa, perché oggi praticamente, che cos'è? Un attimo, fanciulle, 17 febbraio, io non ho né internet e si è rotta la caldaia, cioè non ho neanche l'acqua calda. Ieri siamo usciti, sono uscita con mio marito, siamo tornati, quando siamo tornati avevano tolto la corrente non so quante volte, la mia caldaia è partita e anche il mio modem. Sono stata, quando vedrete questo video ancora, io non lo so. Sono stata 4 giorni senza internet, telefonini morti, telefono morto, tutto morto. Niente, adesso faccio lo svuoto della spesa. Vi faccio vedere le cosine che ho comprato e così ci teniamo compagnia. Se qualcosa vi interessa di acquistare oppure di andare a prendere, io ne ho preso più o meno cosine che mi servivano in casa. Allora, incominciamo dalla prima busta. E ho preso. Mi sono presa 3 pacchetti di questa pancetta affumicata che ho pagato 2,90. Me ne sono presa 3 pacchetti che io nella settimana con questa mi ci faccio la carbonara. Pasta veloce, molto semplice. Poi mi sono presa la camomilla Sogni d'Oro, in casa non deve mai mancare. Poi ho preso dei petti di pollo che io posso fare come voglio praticamente. Involtini, impanati oppure come si chiamano? Ah, l'ho fatto ieri, cioè col limone, le scaloppine. Come sapete io mangio solamente la carne bianca, anche quella rossa ogni tanto, ma non sempre. Aspettate che vi vedo un po' storta, eh? Sì, anche il cavalletto vuole fare gli aprici stasera. Niente, poi mi sono prese queste speed pizza cameo. Io con queste qua, facendomene una alla sera, ci passo. Mi passa la voglia di pizza, anche se me la potrei fare a casa, però con una pizzetta di queste io non mangio tanta pizza. Ci sta bene. Poi, ecco l'altro di pancetta. Ho preso la panna della PAM, quella un po' più economica. Per mangiarmela con le fragoline, che ho preso le fragole. A me piacciono tanto, cominciamo con le fragole. Cominciamo proprio. Mio marito ha preso un bel sacchettone grande di mele. Di mele golden. Sì, un bel sacchettone grande di mele golden, che pesava un quintale per me. Poi. Da questa parte ho preso il prezzemolo che io lo uso per tantissime cose, per fare la pasta con il tonno. Poi mio marito ha preso il Danagol, riduce il colesterolo, dato che nelle analisi la mia dottoressa mi ha trovato un po' il colesterolo al limite e mio marito ha pensato bene di comprare queste fialette qua della Danagol. Queste le abbiamo prese sia alla fragola che alla pesca, ne beviamo una dopo i pasti. Niente, poi, ah, ecco l'altra, questa è alla pesca, eccoli qua, alla pesca, questo qui. Poi ho preso della carne macinata, che con questa ci faccio sia hamburger, polpette, ragù, qualsiasi cosa. Non so se lo faccio per domani perché ho preso gli gnocchi di Giovanni, questi vogliono mescarlo. Gli gnocchi di Giovanni Rana, io li consumerò prima perché dice che la scadenza è il 22/3, ma io prossimo mese non ci sarò, penso. Meglio che non faccio progetti perché ogni volta che faccio progetti succede sempre qualcosa. Allora, poi abbiamo preso questa carne qui, fettina pizzaiola della PAM. Questa è 5,14 € che io le faccio a pizzaiola, molto molto semplice.
Io le faccio con queste, poi ci faccio l'insalata, un'insalatina sempre per non mangiare la solita pasta. E niente, poi un'altra busta va via. Qui ho preso un pacco di biscottex, perché asciuga tutto. Io prendo sempre quello più economico, non vado a fissarmi a quelli cari. Poi giù qui e niente, poi ho preso 3 confezioni di passata di pomodoro pomì. Io, allora ragazze, io dove trovo le offerte me le prendo, stanno a 30 centesimi questa qui, ho così, ho pomì, me ne sono presa 3 confezioni di questa qua. Io ce l'ho per lasciare in casa, per fare il sugo, pizzaiola, comunque cosa, ne ho prese 3 bottiglie di queste, che sono di 700 grammi. E l'altra bottiglia di passata. Poi, andiamo all'altra busta. Allora, altra busta. Ho preso del basilico, stavolta l'ho trovato. Basilico, poi ho preso... Da tanto che non lo prendevo, io intanto me lo prendo come scorta, del vino, vino rosato e vino bianco. Vi specifico che io non bevo alcolici, non bevo vino, io lo compro praticamente per cucinare, questo per fare le carni rosse e questo per fare le carni bianche. Se vi credete chissà che cosa, io non bevo vino. Poi ho preso questa confezione qui della Muzzi, che è polpa di pomodoro. Io queste ragazze, con una confezione di queste, mi faccio la pasta con il tonno, che esce veramente veramente buona. E con una scatoletta di queste e un'altra scatoletta di tonno, 2, faccio un bel sughetto. Poi cosa ho preso? Ah, ho preso una bottiglietta di latte, solo una bottiglietta, perché ne sto bevendo proprio proprio poco, una bottiglietta di latte. E basta. Abbiamo speso alla Panorama, ho speso 125,20 €. Ammazza ragazze, non compriamo niente, è aumentato veramente tutto, cioè, veramente tutto. Allora, poi andiamo un'altra busta. Ho preso 2 buste di insalata iceberg, se facciamo per esempio delle fettine, come ho detto, io mi faccio un'insalata. A mio marito la faccio semplice, io invece mi faccio l'uovo sodo e me lo metto nell'insalata, ragazze, e viene, cambia proprio il sapore dell'insalata con l'uovo sodo dentro, che poi io ho una macchinetta che lo fa a spicchi. E mi viene veramente buono. Ho preso 2 confezioni di insalata. Poi mio marito si è preso questi cornetti qua a sfoglia, lui mangia con il tè, io no. Poi una confezione di panini all'olio che andrò a congelare. Una confezione di pollo risparmio, pagate 3,42 €, questi qua, i fusi di pollo, che io li faccio in friggitrice d'aria, oppure me li faccio la pizzaiola, io, che sono buonissime ragazze, sono buone. Poi ho preso le aranciate, non so quante ne ho prese, 3 o 4, queste qua della San Pellegrino, che io ve le consiglio, come ho detto sono meno dolci della Fanta. Un'altra busta. Allora, qui cosa ho preso? Ho preso la confezione, speriamo che siano tutte buone, che escano tutte buone, questa confezione di fragoline, che io ragazze me le faccio, me le lavo bene bene e me le faccio con lo zucchero e panna. Ci potrei fare anche un dolce con queste qua, se volessi. Poi, un altro pacco sempre di gnocchi di Giovanni Rana. Li ho visti questi Mr. Day nuovo senza lattosio, meno male, questi 6 muffin qua, anche se li potrei fare io, li ho fatti l'altra volta io,
però ho preferito comprarli stavolta. E pomodoro ciliegino, questo anche per fare il sugo con il pesce è buono. E ho preso della pasta della Nivella, della mia terra. Io amo tanto la pasta pugliese. Ho preso, allora, di pasta ho preso 2 pacchi di, allora un attimo, allora 2 pacchi di spaghetti ristorante 8, questi qua, ne ho presi 2 pacchi, eccolo qui, e un pacco di linguine che anche queste con il pesce sono buonissime. E poi ho preso un pacco di questa pasta qui che si chiamano i cannerozzi 24. Io se ci faccio la carbonara posso fare anche questi qua, pure per non fare sempre le penne che mio marito non ama. Poi ho preso dei piattini di plastica, quando proprio non so, proprio quando sono stanca, proprio che non ce la faccio più, questi qua. Lo so ragazzi, ti fanno male all'ambiente, però poi ho preso una scatola di tonno all'oliva, all'olio d'oliva della PAM, come vi ho detto io faccio la pasta col tonno ed è buonissima. Un pacco di patatine di queste qua al formaggio che ho scoperto per caso, che sono veramente 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 buone, sono veramente schifose, come si dice, buone queste qua. Altra pancetta affumicata, sempre per fare la carbonara. Ho preso queste olive, io mi piace più prendere in una porzione che mi ridivido e faccio quello che voglio. Ho preso sia mi scadono queste quando voglia 2025, mi scadono, ne ho prese sia snocciolate o nocciolate, queste sono, non so, sai che queste sono, sì, le nocciolate, ho preso questi qua e questi qua con il verde, anche se facciamo le pizze, possiamo mettere. Poi mio marito ha comprato questi adattatori multiplo, mi vorrei sistemare lì per sistemarmi la macchinetta del caffè. E niente ragazze, quest'altra busta è andata via, adesso vi mostro l'ultima busta e poi metto a posto la spesa. Allora, qui ho preso poi pacco di rigatoni, questi li faccio a mio marito ma a mia madre, sempre della Nivella, io amo tantissimo questa marca, per me la più buona. Poi un'altra aranciata, ne ho prese solo 2, un'altra aranciata. Oh, 2 confezioni di zucchero semolato, sempre marchio Panno. E per finire ho preso l'estate, mio marito ci fa colazione con lui. Niente ragazze, questo è stato il mio svuota la spesa di questo sabato 17. Comunque ragazze, come vi ho detto all'inizio, non so quando metterò questo video, quando lo metterò lo vedrete. Comunque volevo dire alle mie amiche che scusatemi se non ho ancora commentato i messaggi, però purtroppo credevo oggi di commentare gli ultimi messaggi del video, non posso neanche entrare sul mio profilo YouTube, non posso fare niente perché non avendo internet non ci posso entrare. E niente, commenterò quando entrerò. Comunque ragazze, questo è stato il mio svuota alla spesa. E niente, adesso vado a riporre tutto a posto nel frigo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche!